Allora, questo ad Augusta è di fatto un hotspot, così come a Pozzallo, così come avviene a Catania. Qui le pratiche che vengono portate avanti, le pratiche securitarie, sono identiche a quelle di un hotspot, quindi avviene l'identificazione, avviene la selezione dei migranti, quindi la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, e avvengono anche respingimenti differiti. La cosa drammatica di questo luogo è innanzitutto l'ambiente contaminato, perché qui ci troviamo al centro di uno dei più grandi poli petrolchimici d'Europa, ci troviamo a pochi passi da un inceneritore industriale della GESPI, che peraltro negli anni passati ha subito una condanna per aver sforato ampiamente i limiti di legge nelle emissioni. E quindi è un ambiente insalubre dove i migranti e in special modo i minori vengono trattenuti per giorni e anche per settimane. I migranti che sono stati e vengono trattenuti qui sono arrivati anche a 1.000. Qualche settimana fa infatti è arrivata una nave con circa 1.700 migranti, c'è questa tendopoli che ovviamente non aveva lo spazio sufficiente per accoglierli, e quelle brandine che stavano nella tendopoli sono state tolte, e quindi per far entrare i migranti si è preferito metterli a terra. Ovviamente una grossa percentuale delle persone che vengono trattenute sono minori. E scappando da questi luoghi, da quest'area in cui vengono di fatto detenuti, sono vittime facilmente della tratta e quindi dei trafficanti di terra che cercano di approfittare della loro permanenza a piede libero nelle strade siciliane.